Cari amici, adesso vi chiedo 15 minuti del vostro tempo. Lo so che è difficile, ognuno di noi corre e scappa da una parte all'altra, ma a volte è necessario fermarsi. In questo caso vi chiedo di ascoltare la storia di Mario, nome di fantasia. Abbiamo deciso di camuffare la sua immagine e anche di distorcere la sua voce per ragioni di privacy, per tutelarlo. Mario è un padre che proprio in occasione della festa del papà ha deciso di scriverci, contattandoci, per raccontarci la sua testimonianza, una testimonianza davvero dura di ordinaria disperazione. Io penso che alle volte aiutarsi a vicenda sia davvero importante, e se qualcuno di voi può tendere una mano a Mario, quello potrebbe essere davvero un gesto unico, perché l'unica ragione che forse ci tiene davvero uniti è quello di potersi dare una mano l'uno con l'altro. Alle volte basta una parola, alle volte basta raccogliere una testimonianza. In ogni caso, quello che vi chiedo questa volta è di rimanere umani, ascoltando il video e per 15 minuti diventare quello che è Mario tutti i giorni per i suoi figli. Un padre. È nata 22-23 anni fa. Diciamo che è stato necessario stare al passo con i tempi, quindi tra virgolette sono stato costretto a fare investimenti continui, no? Partendo da zero, quindi ti trovi a dover incrementare costantemente le attrezzature per velocizzare il lavoro e anche per accedere su lavori che invece diversamente non potresti fare. Come dicevo, è un malcostume legalizzato ormai sul nostro territorio. Purtroppo si lavora spesso con persone che poi diventano amiche, diventano clienti abituali, no? E quindi magari c'è chi ti paga per le prime volte, poi comincia ad allungare i tempi, poi salta i pagamenti, e questo purtroppo crea degli scompensi grossi, perché poi per non fare brutte figure, per non tagliarsi i ponti con i fornitori, sei costretto comunque a mantenere i pagamenti in regola e ti trovi indietro con quello che poi puoi rimandare, no? Alla fine io purtroppo ho rimandato quello che non era troppo pressante, quindi ho rimandato le tasse, ho rimandato magari la parte contributiva, quello che non era proprio col fiato sul collo è stato messo da parte, ma non perché volessi farlo, perché proprio materialmente non mi è stato possibile. E siamo arrivati, mio malgrado, a dover affrontare delle situazioni molto pesanti. Voglio dire, noi crediamo nel lavoro, no? E il lavoro va pagato. Chiediamo serietà, ma dobbiamo anche offrire serietà. Chi viene a lavorare non ci viene per il gusto di dire che lavoro lì, mi trovo bene o altro. Uno si trova bene se lo paghi, e chiunque va a lavorare solo ed esclusivamente per i soldi, qualsiasi imprenditore lavora solo per i soldi, e anche un dipendente lavora per i soldi. Quindi noi dobbiamo garantire chi lavora con noi, e purtroppo non c'era più possibile mantenere un numero più alto di persone. Abbiamo dovuto ridurre, quando c'è un eccesso di lavoro lo facciamo in famiglia, sacrificando le notti, sacrificando i festivi, sacrificando i riposi, cercando di compensare. La mia difficoltà maggiore è stata proprio verso i figli, perché i miei figli vanno a scuola, frequentano, vivono nella società in cui operiamo, per cui ho voluto fino all'ultimo cercare di levargli da addosso un marchio, tra virgolette. Purtroppo non ci sono riuscito. Alla fine ci ho provato in tutti i modi. La mia speranza era quella di riuscire ad allacciare un dialogo con Equitalia, che era la parte peggiore di tutta questa situazione. Non ci sono riuscito. E non è vero quando si dice che c'è un dialogo col contribuente, non è assolutamente vero. Uno ci deve provare per vedere qual è la situazione reale. Io mi ero illuso di poter, ho finito di pagare i ratei delle macchine, ho finito di pagare un mutuo che avevo in corso, e poi mi ero organizzato per risanare tutto quello che era pregresso, no? Quindi ho cercato
col mio consulente siamo andati direttamente presso l'agenzia Equitalia. Mi è stata negata la rateizzazione, ma non negata per un motivo preciso. Il primo gradino per me è risultato insormontabile. Volevano un rateo altissimo, 30.000 euro, per poter poi accedere ad una rateizzazione. Ci ho provato in tutti i modi, non mi è stato concesso. E quindi a quel punto è come uno che o mangi questa o nient'altro. Non c'era un'alternativa. Purtroppo non ho potuto fare diversamente. Naturalmente le cose poi sono precipitate, perché da 1 diventa 5, da 5 diventa 15, cioè non riesci più a starci dietro. Quindi ti affanni e alla fine ti precipita il mondo addosso. Guarda, non è che ci pensavo io, i pensieri arrivavano da soli, spesso, molto spesso. Quello che poi in un certo senso mi ha fatto cambiare direzione è stata proprio la presenza dei figli. Magari la mattina, quando la notte non dormi, ci ripensi, c'è il tormento che ti assilla, che ti consuma. Poi però quando ti svegli arriva un figlio che passa dalla tua stanza per andare in bagno, viene a baciarti, ti dà il buongiorno. Quello è stato il freno che ha condizionato, per fortuna, la mia vita. Se non ci fossero stati i figli, probabilmente avrei anche io ceduto alla tentazione di farla finita. Perché soluzioni diverse in certi momenti non ne vedi. Ti trovi con le spalle al muro, ti trovi isolato dal mondo, dallo Stato. Ti trovi isolato dagli amici che magari ai quali non riesci nemmeno a chiedere una mano, perché sai che ognuno di noi ha difficoltà, no? E poi le tue difficoltà sono così grosse che nessuno potrebbe aiutarti, no? Anche un gesto d'aiuto di un amico non potrebbe comunque sanare la tua situazione, quindi sarebbe come buttare un bicchiere d'acqua su un incendio grossissimo. Non risolveresti niente e comunque metteresti nei guai anche un amico. È una tragedia immane questa, perché fino a quando uno ne parla, però ne parla da estraneo, racconta un fatto, è una cosa che ti può prendere, ti può interessare, ti può anche emozionare, però poi finisce là. Quando invece la subisci, perché ti arriva quella lettera quel giorno, ti arriva l'ufficio giudiziario, tu, anche se hai avuto un preavviso, anche se lo sai che può avvenire da un momento all'altro, può accadere, comunque non è la stessa cosa di quando realmente accade. Quel giorno, quando accade, è come se ti arriva una pugnalata nel cuore e quasi non hai il coraggio di leggere quello che c'è scritto. Io non ho avuto il coraggio di leggerlo, l'ho letto in un secondo tempo. Non ho mai avuto però il coraggio di accedere al sito internet che pubblicizza la mia casa, che mi ha messo sulla strada. Praticamente la mia vita privata è stata messa sui giornali, è stata messa su un portale che è accessibile da tutto il mondo, e questo vuol dire violare la privacy, vuol dire non avere più un'intimità nella quale tu hai trovato rifugio, nella quale puoi trovare rifugio. Anche nei momenti più banali, se ci pensi, ti rendi conto che tu sei veramente buttato al sole davanti agli occhi di tutti, ed è un'umiliazione. Ma ripeto, l'umiliazione maggiore non è per me, perché io potrei anche sopportarla, ormai ci ho fatto quasi il callo, ma è per i miei figli. È un'umiliazione, l'umiliazione peggiore è per i figli, veramente, che devono sopportare questo. Allora, i miei figli sono a conoscenza della situazione, perché abbiamo preferito dirle noi le cose nel modo giusto, secondo noi, e non magari farle subire da terze persone, dall'esterno, e magari trovarli impreparati. Abbiamo preferito avvisarli noi di questa situazione. Gli abbiamo detto quali sono le motivazioni, gli abbiamo dato anche qualche rassicurazione, anche se la serenità non ce l'abbiamo nemmeno noi. Però è giusto che loro vivano, tra virgolette, con una serenità maggiore rispetto alla nostra. La speranza è che non accada mai che qualcuno possa svegliarsi la mattina e decidere di fare l'affare, perché in fondo si tratta di un buon affare, no?
Io so quanto mi è costata quella casa, so quanto veramente quanti sacrifici miei, della mia famiglia, dei miei genitori, di tutti quelli che mi sono stati a fianco, di chi mi ha dato una mano anche nei momenti di libertà per portare avanti i lavori, per portare allo stato in cui si trova ora. E poi te la trovi venduta, svenduta, ad un prezzo che non è nemmeno un quarto di quello che era il suo valore iniziale. E più si va avanti con le aste, più quel prezzo abbassa. Quindi i figli, ripeto, sono stato un rifugio per certi atteggiamenti miei, quindi mi hanno condizionato in positivo. E da un'altra parte sono una spina in questo momento, perché devo proteggere anche loro. Cioè non solo garantire il futuro, ma proteggerli da tutta questa gogna, la definirei così, questa gogna mediatica che si è creata intorno alla situazione. Li posso condizionare, cioè io comunque a loro devo garantire un futuro, un minimo glielo devo dare. Certamente non gli possiamo dare i vestiti firmati, ma non è nella nostra indole, non l'abbiamo mai fatto per noi, non lo facciamo, non li abbiamo abituati così i nostri figli. Non li abbiamo abituati così, però giustamente dobbiamo farli andare puliti e decorosi. E se a scuola necessita una cosa, loro devono averla. A me non interessa, io sono mai interessato, mai. Però dobbiamo garantire il minimo, ma ti ripeto, per loro quello che serve, io non mangio, ma loro devono averlo, soprattutto per la scuola. Quello che chiedo a loro, io cerco di pensare a tutto, sempre questo gli dico, a loro chiedo l'unico sacrificio, quello di studiare, l'unico sacrificio, perché l'unica porta che possono aprire è quella dello studio, che li può portare avanti, se no non andiamo da nessuna parte. Io ormai la mia vita è fatta, è segnata. Cioè io mi devo barcamenare così, devo andare avanti per quello che posso e devo tappare le falle man mano che si presenta. Però loro hanno un futuro davanti, no? E io per quello che posso li devo garantire, li devo sostenere. Li devo sostenere. Guarda, mio figlio, veramente tutte e due occasioni diverse, magari poi ti sentono che parli a casa, c'è un problema da affrontare, c'è un problema da risolvere, quindi non sai dove sbattere la testa. Due volte è successo, prima uno e poi l'altro, sono andati col salvadanaio da mia moglie a portare il salvadanaio per contribuire. Cioè questo ti tocca ancora di più, capisci? Perché loro la situazione la vivono, sanno qual è. Cerchi di dare serenità, però poi purtroppo qualcosa ti scappa di mano, no? A volte sentono le telefonate, sentono che ci sono le necessità impellenti, i problemi da risolvere, quindi ti arriva magari la telefonata che sei indietro con l'affitto, perché devo pagare pure l'affitto di casa per starci, capito? Ho chiesto di fare dei lavori urgenti di sistemazione del tetto, sai che mi ha mandato a dire il giudice? Che le mie sono soltanto delle scuse, sono dei pretesti, e che se insisto mi fa lo sfratto immediato, capisci? Questa è la situazione, questa è l'Italia, questa è l'Italia. C'è un custode che dovrebbe venire a valutare, no? Se io dico c'è una finestra che non si chiude, va riparata, il custode è tenuto a venire, valutare la veridicità, quindi vedere se è vero o non è vero, e provvedere alla sistemazione lui, oppure mi dice portami un preventivo, io lo valuto, però comunque se la riparazione va fatta, va fatta. Capisci? Non sei padrone della tua. Non sono padrone, devo pagare l'affitto. E devo vivere sempre con la pressione della minaccia, perché il giudice minaccia che ti manda via. Capisci? Quindi qua si va oltre quello che è il diritto. Cioè noi siamo entrati in un limbo che praticamente non ti offre la possibilità di guardare al futuro. Cioè noi viviamo, navighiamo a vista. Quindi puoi avere serenità, non ne puoi avere. Intorno alla situazione. La mia è una situazione che ritengo sia comune a tanti altri, purtroppo. Mi consola un po' questa cosa perché non sono l'unico, però purtroppo io devo affrontare il mio problema. E la mia speranza c'è ed è quella
Ecco, la domanda è quella di, che rivolgo a chi in qualche modo potrebbe darmi una mano. È umiliante per me, cioè uno che arriva alla mia età, doversi mettere in gioco per chiedere aiuto è veramente umiliante, ci vuole forza, ci vuole coraggio, però purtroppo quando non hai altre possibilità devi essere determinato ad affrontare anche queste situazioni. E io questa domanda la faccio: se qualcuno può darmi una mano e lo può fare e mi può aiutare, io non posso che esprimere gratitudine e riconoscenza. Naturalmente sono pronto a mostrare le carte, tutto quello che documenta la mia situazione reale, non c'è niente di falso e non pretendo nulla che vada oltre quello che potrebbe essere l'aiuto necessario a risolvere la situazione, anche una parte, perché io in qualche modo sto cercando di arrampicarmi. Ormai nella mia famiglia abbiamo rinunciato alle uscite, abbiamo rinunciato alla pizza, abbiamo rinunciato a tutto, l'unica garanzia è quella per i figli, a loro non dobbiamo far mancare nulla. Io e mia moglie abbiamo rinunciato a tutto, cerchiamo di raggranellare anche il centesimo per raggiungere l'obiettivo, ma la meta è molto lontana, molto molto lontana. Purtroppo tra noi e la meta si frappone la possibilità che qualcuno ci possa mettere i bastoni tra le ruote e quindi perdiamo tutto. Non abbiamo un'altra casa, ne abbiamo una sola, è l'unica in cui viviamo, non ne abbiamo altre, quindi è una necessità assoluta. Questa è la mia situazione.